Hai errori nelle tue pagine WordPress che hai bisogno di analizzare e correggere? Puoi usare lo strumento Debug. In questo video ti mostro come usare e interpretare le informazioni fornite da questo tool. Se hai un hosting WordPress gestito o un hosting WooCommerce gestito, ti consiglio prima di attivare la funzione di staging e attivare il debug nell'ambiente di test, lasciando inalterato il sito di produzione. Una volta terminata l'attività di debug, potrai sincronizzare l'ambiente di staging con quello di produzione. Per attivare il debug, devi modificare il file wp-config.php. Nel video ti mostro come farlo da File Manager, ma puoi farlo anche attraverso un client FTP se lo utilizzi. Accedi al pannello admin.aruba.it. Nel menu di sinistra clicca sul nome del servizio, in questo video è Hosting Linux, e poi clicca il pulsante Gestisci nel box File Manager. Individua il file wp-config.php. Cliccalo con il tasto destro del mouse e seleziona Modifica file. La scelta più semplice poi è cliccare su Area di testo. Individua la riga Define wp-debug. Se non la trovi, può aiutarti a cercarla nella pagina, premendo insieme i tasti Ctrl+F se usi Windows o Ctrl+Command+F se usi Mac. Se la riga non c'è, puoi crearla prima del commento That's all, stop editing, happy publishing o Finito, interrompere le modifiche, buon blogging. Per attivare questa modalità, il valore di Define wp-debug deve essere true. Dopo aver eseguito la modifica, clicca Salva e chiudi. Ora puoi tornare sul tuo sito per controllare le segnalazioni indicate dallo strumento debug. Ricorda che puoi prestare meno attenzione ai warning, ma devi controllare soprattutto gli eventuali parse error e i fatal error. Gli errori normalmente indicano la descrizione di cosa li ha causati e la posizione del file che li contiene. Ad esempio, se viene indicato che l'errore è in wp-content/plugins/nome-plugin, devi quindi disabilitare il plugin citato. Se hai dei dubbi per individuare il plugin, consulta la versione testuale di questa guida e quelle collegate. Un errore sul tema viene mostrato indicando wp-content/themes/nome-tema. Una volta risolti gli errori, ti consiglio di disattivare la modalità di debug in modo da non mostrare codici che possano esporre il tuo sito a vulnerabilità. Per disattivare il debug, esegui l'operazione indicata in precedenza dal file manager o dal client FTP e nel file wp-config.php l'opzione wp-debug che avevi impostato su true ripristinala su false.